passi principali della pizzica pizzica. Abbiamo visto il passo poggiato e il passo saltellato, adesso aggiungiamo qualche variazione. Portiamo i piedi, sempre mantenendo il punteggio che vi ha fatto vedere Fabrizio prima, in avanti, sul tempo, quindi 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, perché noi possiamo marcare anche la terzina con questo 1, 2, 3, ok? Possiamo decidere noi come appoggiarci sul tempo. Un'altra variazione. Manteniamo sempre il molleggio, invece di portare i piedi in avanti, in fuori, quindi 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, ritorniamo sull'1, 2, 1, 2, 1, 2 e venite in avanti con questo passo, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, torno indietro, 1, 2, 1, 2,
1, 2, 1, 2, ancora avanti, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ok, possiamo anche usare le braccia quando facciamo questi passi, queste variazioni, quindi sul passo in fuori, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, torniamo sul passo base, 1, 2, 1, sul passo battuto, 1, 2, 1, 2, aggiungiamo le braccia, 1, 2, 1, 2, le braccia si muovono in maniera molto naturale, assecondano lo spostamento del peso del corpo da destra a sinistra, 1, 2, 1, 2, e si spostano dall'alto verso il basso, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, quindi assecondate anche con le vostre braccia il tempo, c'è una leggera oscillazione, quindi uno spostamento delle braccia che assecondano lo spostamento del peso del corpo. Immaginate di avere un fazzoletto tra le mani, quindi le vostre mani devono essere morbide. Esatto. Fate finta di giocare con questo fazzoletto, portatelo avanti, portatelo in su, verso il basso, usatelo anche per richiamare l'attenzione del partner con cui state danzando. Esatto. Bene, adesso vediamo tutto questo sulla musica, quindi i passi che avete visto con Fabrizio, le variazioni, e giochiamo un po' di più anche con le braccia e con le mani, ok?
tardo, è tardo. Vediamo adesso di mettere ma addentriamoci di più nella danza di coppia, nella danza di appuntamento, di festa, di amicizia, di gioia, possiamo chiamarla come vogliamo, della pizzicatura. Quindi occupiamo questo spazio che abbiamo in centro, scegliete un partner con cui condividere questi passi. Non abbandonarti. Facciamo solo vedere con Fabrizio e Michela, Marco e Serena e Andrea qual è la dinamica del ballo di coppia della pizzica pizzica. Intanto tra i danzatori si mantiene sempre una distanza e non c'è il contatto fisico. I danzatori si muovono lungo una linea verticale o aprendosi in fuori o raggiungendosi verso il centro, oppure si respingono e si attraggono lungo questa linea verticale. I danzatori si seguono sempre, si allontanano, si ritrovano, è un gioco. Ti si può spostare dalla rana. Come fate a capirlo? Poi c'è una dimensione circolare. I due si dispongono in questo modo ed è come se disegnassimo noi una linea circolare. Quindi è come se ci muovessimo lungo questa linea circolare immaginaria. Andiamo, la cosa importante, nella stessa direzione. Normalmente la direzione è antioraria, ma qualora uno dei due volesse cambiare direzione attraverso una mezza rotazione intorno al proprio asse, anche l'altro deve farlo. È chiaro questo? Oppure, anche con mezza rotazione, si può cambiare l'andamento. Quindi anziché andare in avanti, si può continuare andando indietro. Attenti però ad una cosa importante: quando si sta nella dimensione circolare non sono le spalle interne che sono in linea o che sono in tensione, ma le spalle esterne, cioè la sua spalla esterna con la mia, perché questo permette una certa torsione del busto che mi permette appunto di stare in una maniera comoda mentre danzo. Perché questo? Perché i due devono essere presenti l'uno all'altro. Io non sto ballando con il mondo esterno, ma sto ballando solo con lei in questo momento. Quindi, siccome la danza è comunicazione e linguaggio, noi quando parliamo con una persona, dialoghiamo con una persona, abbiamo bisogno di tenerla presente, di guardarla, non guardiamo altrove. E così semplicemente anche nella danza. Quindi c'è questa mezza torsione del busto, mentre il resto del corpo, come motore del corpo, mi fa andare lungo quella linea circolare immaginaria di cui dicevamo prima. E succede questo. Proviamo? Facciamo le coppie? Così come cambia?
Cent'anni sale, voli a mangiare na. Cent'anni sale, penna donna. Uno di fronte all'altro, fateci vedere le coppie. Me disse, una donna che mi disse, soddisfatto. Guardatevi, soddisfatto, soddisfatto. E una donna che mi disse, soddisfatto. Bene, iniziamo con l'appasso appoggiato. Possiamo ballare sul posto, oppure andare in avanti. Com'è? Ditemi com'è. È bello? E diceva non mi vuoi, ma sono piccina. Diceva non mi vuoi, ma sono piccina. E che non ti sa giocare. Domenica mattina. Questo c'è. Gaitini nella mia, gaitini nella mia, pitini nella strada, ma su una. Questa, la rendiamo una ronda diversa dal solito. Perché nella ronda normalmente c'è solo una coppia che fa. Qui ne formeremo tante quante sono i ballerini della notte. Quindi i ballerini inviteranno una di voi a destra e balleremo a destra. Thank you.
Grazie, bravissimi. Possiamo fare un altro brano, ce la facciamo? Adesso in automatico, senza che io chiami cambio, i danzatori cambieranno i partner. Grazie per l'energia che ci state trasmettendo. Grazie.